È iscritto a parlare il senatore Ruotolo, ne ha facoltà. Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, prendo la parola per dichiarare il mio voto, quello delle colleghe e dei colleghi di Leo e di altre senatrici e senatori del gruppo misto. Un voto favorevole, lo dico subito, alla fiducia chiesta dal Governo. Un sì convinto. Oggi finalmente torna a risplendere la luce dopo questo periodo buio che ci lasciamo alle spalle con i decreti Salvini, la cui unica sicurezza era quella della propaganda continua, che ha creato solo insicurezza, disparità, disprezzo e odio nei confronti degli ultimi e di chi le ONG si sono sostituite agli stati andando in mare, rispettando la legge del mare, che è quella di salvare le vite umane. Nel corso del dibattito sono intervenuti nel merito del decreto colleghe e colleghi del gruppo misto. Mi preme sottolineare qui l'impianto di queste norme. Vede, Presidente, con il voto di oggi saniamo la ferita inferta al nostro Stato di diritto, alla nostra cultura giuridica, liberale, perché consideriamo i soggetti a cui sono destinate queste norme degli esseri umani. Sono stati anni terribili nei quali si sono messi i penultimi contro gli ultimi, donne, uomini che avevano un lavoro, un percorso di integrazione, entravano d'improvviso nell'ombra, diventavano invisibili e chi aveva un documento di protezione umanitaria poteva perderlo finendo nel circuito dell'illegalità e quindi espulsi dal sistema di accoglienza. Irregolari da un giorno all'altro, senza diritti per renderli ricattabili, il capro espiatorio delle sofferenze e dell'abbandono delle nostre periferie. Noi siamo orgogliosi dell'impegno umanitario delle ONG, della società civile. Non vogliamo le ONG per mare? L'Europa torni a schierare le flotte come fece all'indomani della strage di Lampedusa, 3 ottobre 2013, 368 morti. Noi non dimentichiamo quell'hangar dell'aeroporto dell'isola siciliana, con tutte quelle bare. Tutti i potenti d'Europa dissero mai più. Provo vergogna e orrore, dichiarò il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che aggiunse: è necessario rivedere le leggi antiaccoglienza. Sì, dovremo prima o poi mettere mano alla madre di tutte le leggi anti-immigrati, la Bossi-Fini, una legge criminogena. Il nostro Paese all'indomani di quella strage autorizzò l'operazione Mare Nostrum per evitare il ripetersi di altri tragici eventi nel Mediterraneo. Poi alla Mare Nostrum si sostituì quella guida europea, Frontex, e poi via via, se prima eravamo in 10, oggi sono rimaste solo le ONG. Altro che in combutta con gli scafisti. Nessuna ONG è sotto processo. Altri lo sono oggi. È importante che sia legge il fatto che non si possono applicare le misure di interdizione all'ingresso nelle acque territoriali alle navi che effettuano soccorso in mare nel rispetto delle norme del diritto e delle convenzioni internazionali. Che significa che l'equipaggio che sta per effettuare un intervento di salvataggio lo deve comunicare al proprio stato di bandiera, e che la stessa cosa deve fare con il centro di coordinamento competente per il soccorso marino, di cui deve seguire le indicazioni. Certo, c'è ancora molto da fare a livello nazionale e europeo sul fronte dell'integrazione e di una gestione dei flussi migratori all'insegno del diritto, della ragione e dell'umanità, ma siamo sulla strada giusta, perché questo decreto chiude, speriamo per sempre, la stagione in cui si è criminalizzato l'immigrato e perché finalmente si affronta il fenomeno delle migrazioni con razionalità, nel rispetto dei principi della civiltà giuridica e del diritto internazionale. Migliaia di persone, di donne, uomini con nomi e storie drammatiche erano diventate improvvisamente invisibili, disprezzate e definite con una parola che dovrebbe essere cancellata: clandestini.
Ho ascoltato con attenzione i colleghi dell'opposizione. Hanno detto che ai tempi di Salvini, ministro degli interni, gli sbarchi si erano ridotti e che invece ora sono aumentati. A loro chiedo, ma questo decreto in funzione da appena 2 mesi? E poi, ai tempi del ministro degli interni Salvini, che fine ha fatto la promessa di allontanare dall'Italia i 500.000 di irregolari? Quanti ne avete rimpatriati? È facile fare propaganda, giocare sulla paura della gente, sulla disperazione, mettere gli uni contro gli altri, ma così non si affrontano le questioni, le si amplificano solamente. Voglio ringraziare qui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nel giorno del Consiglio dei Ministri che ha emanato questo decreto, ratificato successivamente alla Camera, che lo ha migliorato ulteriormente, quel giorno il Presidente Conte ha consegnato a Palazzo Chigi 4 permessi di soggiorno speciali, alla vedova di Thomas Daniel, la signora Cinzia, ai 3 colleghi di lavoro del giovane liberiano scampati alla morte. Thomas Daniel e Ciro Perrucci, napoletano, erano i 2 lavoratori edili morti a Napoli il 1 giugno scorso mentre realizzavano una palazzina abusiva. Thomas e Cinzia erano arrivati in Italia 18 anni fa, dalla Liberia. Avevano il permesso di soggiorno per scopi umanitari. Poi, con i decreti Salvini, divennero invisibili, sfruttati e invisibili. Vedete, le crisi economiche e sociali, i cambiamenti climatici, le guerre spingono moltitudini di persone a spostarsi, a lasciare le loro comunità alla ricerca della sopravvivenza. È la storia dell'umanità, perché la storia dell'umanità è sempre stata scandita dalle migrazioni sin dalle epoche preistoriche. E allora, piuttosto che fare propaganda, bisogna governare questi fenomeni, cambiare il regolamento di Dublino, aprire corridoi umanitari, impegnare l'Europa, approvare finalmente una legge sulla cittadinanza. Devo dirle, signor Presidente, che aspettavamo da mesi la cancellazione dei decreti Salvini, da quando cioè è nato questo governo, e oggi finalmente ci siamo. Lasciamo alle spalle la disumanità. Sì, oggi ricostruiamo il sistema dell'accoglienza. Nel nuovo sistema di accoglienza abbiamo reintrodotto la possibilità dei richiedenti asilo di entrare nel sistema, appunto, accoglienza e integrazione, che è il vecchio SPRAR, un sistema diffuso di tanti piccoli gruppi per limitare al massimo la conflittualità. Di fatto c'è la reintroduzione della protezione umanitaria, anche se in questo decreto si chiama speciale. E ancora, aver reso molti permessi di soggiorno convertibili in permessi di lavoro favorisce l'integrazione, perché l'integrazione è la nostra arma migliore. Mi avvio a concludere l'intervento. Io conservo in me diverse immagini: le bare di Lampedusa, il ghetto di Rosarno, il corpicino senza vita di Alan Kurdi, il funerale di Thomas Daniel. Vorrei leggervi una frase, la frase di Pam, una giovane vietnamita che ha lasciato sul telefonino la sua mamma prima di soffocare nel container trasportato da un tir. Mamma e papà, perdonatemi se il mio viaggio verso un paese straniero finisce qui. Non respiro più, sto morendo. Mamma, mi dispiace tanto, vi amo tanto. Sì, noi dobbiamo rispondere alle Pam, agli Alan, alle tante vittime innocenti della povertà. C'è bisogno di umanità, di far emergere dal sommerso, dal nero, migliaia di uomini e donne, sfruttate e sudditi. Marginalizzarli vuol dire consegnarli al circuito criminale. Consentirgli di entrare nel circuito legale vuol dire stessi diritti e doveri degli altri colleghi. Degli altri. Colleghe e colleghi, proprio oggi si celebra la giornata mondiale per i diritti dei migranti. Noi non porteremo mai pazienza se qualcuno morirà per colpa nostra. Il diritto a vivere, il diritto a sognare nel futuro è un diritto universale. Noi stiamo dalla parte delle persone. Noi, colleghe e colleghi, votiamo sì alla fiducia posta dal governo.